Io voglio dire non tanto importante, ma noi dove leggiamo? Signori, buonasera. A nome dell'associazione culturale PresidaWeb.eu porgo un sentito ringraziamento per essere intervenuti numerosi alla seconda edizione della manifestazione Arti applicate in Sienza. Evento organizzato dall'associazione PresidaWeb.eu in sinergia con l'Assemblea regionale siciliana, la Confartigianato Messina, la Coldiretti Messina, Confindustria, l'Associazione Amici della Gente, con la Confartigianato Messina e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina. Tale manifestazione, volta a premiare 12 personalità messinesi e della provincia che si sono distinte nel settore delle arti applicate dei messieri, ha inteso valorizzare, in termini imprenditoriali e di produttività, quelle che sono le attività tradizionali di Messina e provincia. Nell'ambito dell'artigianato artistico, quale elemento distintivo e qualificante dell'immagine, della storia e della cultura cittadina, nonché offrire uno strumento di conoscibilità alle imprese del settore e promuovere nel contempo l'occupazione giovanile investendo su un patrimonio di attività tradizionali già esistente che va soltanto recuperato e valorizzato. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole potuto partecipare con un elaborato progetto sulla riscoperta dei antichi mestieri. Prendiamo.
buonasera, grazie per essere qui convenuti alla seconda manifestazione di arte applicata ai mestieri, con che è abbinato che è anche un concorso fotografico, è arrivata anche la seconda edizione, che ha per tema le chiese, i palazzi e i monumenti della provincia di Messina. Il mio grazie va alle autorità presenti. In modo particolare un sentito ringraziamento per essere intervenuti oggi a questa manifestazione va al generale Giovanni Gentile, della Guardia di Finanza di Poso, nonché presidente dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Messina. Grazie per essere qui con noi. I commercianti e quegli imprenditori che da circa 9-10 anni sono sempre con noi. Qualcuno va perché ce l'ha con me, perché mi aveva un problema. Venga qua, vede la dea, venga qua, si vergogna, lo sa, venga, signor Piero, venga. Se è possibile venga. Questa manifestazione, sono... in altre parole, è possibile grazie alla collaborazione, alla partecipazione di chi crede in iniziative simili volte a valorizzare l'artigianato artistico, come la dea, come la palestra Musi, che nel frattempo che salga volevo ringraziare anche per essere intervenuti i presidenti e componenti di associazioni culturali, il commissario straordinario della Camera di Commercio, il dottor Francesco De Francesco che ci ospita. Certo, signor Bertuccia, venga, non si nasconda, venga. Venga, penso ai personaggi che permettono queste manifestazioni culturali, signori, perché voi sapete che gli enti pubblici sono impegnati in altre cose, va bene? Noi ci onorano soltanto questi grandi amici che da oltre 10 anni aiutano la Messina Web e tutte a fare le manifestazioni come Arte Centro. Questa manifestazione è il premio Orione. Questo è il signor Francesco Restuccia, è un imprenditore di Messina della Trattoghi a Trizia. Non lo so come lo mandano a quel paese, perché signore, questa è gente, quando io vado ad inquietarmi spesso 2-3 volte l'anno, la prima cosa che dicono qual è la mia partecipazione. Questi sono grandi, sono veramente personaggi, perché se noi facciamo questo, il mio grazie di cuore va a voi, perché ci permettete di fare questo. Allora mi sia permesso, oltre al mio grazie, di omaggiarvi un portafortuna, perché ripeto, ancora per altri 10 anni, 20 anni saremo lì, poi grazie. Scolastica a Madrid, ma abbiamo delle docenti meravigliose che sono la professoressa Katie Villendro e la professoressa Gisella Cavelli. Poi un sentito ringraziamento va all'Istituto Comprensivo Vannantò Villanina di Messina, nonché all'Istituto Professionale Antonello di Messina di cui ci pregiamo di avere presente il dirigente scolastico, dottoressa Maria Muschera. Ha voluto fortemente aderire alla campagna contro la violenza sulle donne, sul presupposto che nessuna forma di violenza né psicologica e come tale denigratoria e umiliante per la donna, né tantomeno quella fisica, è mai giustificata. Gioielleria di Pietro, parte il video.
Intanto desidero ringraziare il Presidente di Correndo per l'omaggio fatto solo al Presidente di Messina Web e Punteu, solo per la presentazione. Grazie, grazie per questa cosa. Grazie. Perché sono qua, sono molto tranquillo a tanti.
Fabio, grazie a Veruca per aver commentato questo meraviglioso gelato. Poi da questo che tutto chi è che ha investigato prima l'altro? Un romanzo coreano che viene offerto, prego, viene offerto da dagli amici di Briga che hanno voluto omaggiare questo Un applauso a Grande Luca, grazie. Complimenti di poco, bene. Vorrei avvisarvi di non andare via perché tra poco ci sarà la sfilata di gioielli della collezione Ottaviani. Io indosso collezione Ottaviani, non so se notate, collana, orecchini e bracciale, solo da quest'altra parte, nonché le creazioni di Loredana Ermini. Sfilata omaggiata dalla gioielleria di Pietro di via Tommaso Gallizzano, numero 276. E da sfilare ci sono delle modelle eccezionali, vi garantisco. Quindi abbiate pazienza che dopo questo premiato partiremo con la sfilata. Sesto premio atto applicato ai mestieri va a Giorgio Pino, maestro calcio. All'età di 13 anni, dopo aver conseguito la licenza elementare, andò a lavorare quale apprendista barcaiolo presso un piccolo cantiere navale di Agrigento. Qui Giorgio, adolescente, con molta passione e interesse, imparò le prime rudimentali tecniche del mestiere di costruzione e riparazione barca. All'età di 20 anni, dopo aver lavorato presso grossi cantieri navali a Palermo e Cefalù, nel frattempo che le nostre modelle si preparano, la sfilata.
Presidente, sai che sono singolo io ancora? Complimenti a Sassà, grande artista, che teatro, complimenti Sassà.
saputo trarre dagli umili metalli la materia e la forma delle sue creazioni, inseguendo e realizzando un sogno divenuto realtà. Consegna il premio il professor Massaro. Il professor Massaro, il loro presidente primario, è stato primario dell'ospedale Barbato della Chiesa. È mio medico personale. E ma non c'è più domandato, prendi tanto la prendi. Professore Massaro, come dicevo, il mio medico personale. 40 anni che figura non mi ha mai guarito, ragazzi. Mai, ma perché questo? 40 anni. Io ho tentato, ma per lei non era felice. Grazie, grazie. Grazie. Thank you.
di aprile sulla collezione Ottaviani intendiamo promuovere lo sconto del 20% per farvi conoscere la nostra gioielleria e per farvi ammirare i gioielli ottaviani che tra poco sfideranno. Quindi vi auguro buona visione. Grazie. La giuria presieduta da tre attori.
Palermo, Catania, gente che quando c'è stata l'esposizione da Euronics Secondo erano presenti, sono tutti rientrati ai propri posti, quindi non tanto solo per te. Tutti sono io che ringrazio il signor Scolare per avermi coinvolto e invitato a questa bella manifestazione e mi onoro di presiedere. Per quello che riguarda appunto il settore fotografia, in qualità di modestamente conoscitore profondo della fotografia, una parola vorrei rivolgere a tutti gli appassionati, tutte le persone che si affacciano alla fotografia e comunque i cultori della buona vecchia fotografia, vorrei rivolgere una parola in più, un invito, un'esortazione a usare la tecnologia che oggi diciamo invade la nostra quotidianità, usarla e non farsi usare dalla tecnologia. La tecnologia una volta appiattisce la mente, quindi i puntori, gli appassionati della buona vecchia fotografia per realizzare delle belle foto devono usare la propria testa, il proprio cuore, il proprio istinto, il proprio occhio e il proprio intuito. Quindi la tecnologia è solo uno strumento da sapere usare. È una viva esortazione e spero che adottino nel loro cammino nella fotografia. Grazie a tutti. Abbiamo due premi di 300 euro ciascuno, che non sono grosse cifre, però è giusto, è un incentivo per questi ragazzi. Andiamo un po' alla premiazione. I premi, come diceva Rosario, sono messi in palio da Blue Euronics, centro commerciale di Messieri, di cui si è presente, invito il direttore commerciale, e passiamo alla premiazione. Terzo premio del concorso fotografico, chiese, monumenti e palazzi, Messina provincia, va per la categoria amatoriale a Vincenzo di Città Mauro con la seguente motivazione. Consegna il premio generale Gentile, grazie. Giovanni Broccio, benvenuto, terzo premio, categoria
Professore De Stivo, lo aspettiamo, forza, forza, forza che arriva, consegna questo premio per la categoria professione, sì, a Giovanni Procio. Bene, si passa dai secondi classificati del concorso fotografico Chiese, Monumenti e Palazzi di Messina e Provincia, che va per la categoria amatoriale, il secondo premio va a Simona Rizzo di Pace del Mera, con la seguente motivazione. Per l'idea originale del punto di ripresa che accosta i due monumenti. Simona Rizzo c'è? No, c'è. Tu sei? Va bene, lo ritiri tu, il nome per conto e per replica di Simona Rizzo. Mi sembra troppo professionale, troppo da avvocato questa espressione. Va bene, facciamo vedere la foto che è bellissima. Consegni il premio a Santino Pocchi. Facciamo un applauso. Si apprezza la calda ambientazione notturna e il punto di ripresa.
momento giustamente premesso Silvana, il premio Arte Mestieri nasce dalla della passione ma anche dalla necessità di valorizzare il nostro territorio. Fino adesso sono state diciamo, segnalate e premiate delle arti e dei mestieri della provincia di Messina. Io spero che il concorso si estenda in futuro a tutta la Sicilia, perché credo che la Sicilia sia un bene prezioso da salvaguardare e da valorizzare. Mi è capitato qualche giorno fa di assistere a un convegno sulla città metropolitana e il relatore ha premesso questo convegno dicendo che in Sicilia potremmo vivere soltanto di turismo. Io credo che noi possiamo vivere in Sicilia oltre che di turismo, di pesca, di cultura e soprattutto di artigianato, cioè noi possiamo valorizzare non solo quello che ci ritroviamo, cioè i monumenti, cioè i palazzi, cioè i templi greci, cioè le residua, i residui diciamo, delle civiltà classiche, ma anche quello che abbiamo prodotto e continuiamo a produrre. E nella nostra provincia stanno nascoste, perché stanno nascoste molte infrastrutture, delle professionalità che noi neanche ci immaginiamo e noi mandiamo i nostri figli a diplomarsi. Messina mia, quanto è bello il tempo, ti ho amato per le luci e i tuoi colori, ti ho amato per i sogni e il tuo candore, quel marciapiede memore e antico, amico il nostro te fedele, la finestra, luce dei miei occhi stati, il carrettiere all'alba rumoroso, il fabbro picchettando senza tregua, o sciabattino vecchio e malandato è il conforto a chi crede in te. Al vestro una porta si chiudeva e a notte la sartina terminava. La voce del fornaio ci scuoteva, fra dolci sogni nulla si fermava. Speranza del futuro, pieni in piano. Ti ho amato mia Messina per i pregi, ti ho amato mia Messina per gli errori, malinconica l'italia della mia vita. Messina mia, quanto eri bello il tempo. Senti che fuori. Trovamento una racina sottostava, un tempo ricca d'amore, gioia sparata. Vino con tutti, un sacco spotta, come fossi a già vista e son cronca. Tempo che furono, tempi d'antichi, te vine sentio lui. Fifi sopprava, non c'è niente vaiata, usava il costruito come una bratta. L'odio a manfare, cugnite salire, dopo presto, chiamati per prima. Tu lavi gattini, tu lavi bonichi, pensava a mangiare, basta con digli. Così per plena, da maica bastava, e quando era pronto uno fumava, chi giava. Semana, che gioia, con latte e misteri e vita sana. Toluci ci briscia e ci stura per vino, senza dolore, né odio né vino. Primo premio, atti applicati.
L'attività si tramanda in famiglia attraverso il figlio Tommaso, che nasce anche mediante la vendita di oggetti preziosi. Tra i suoi collaboratori Salvatore Pilato e Girolamo Curro, il cui figlio tuttora esercita l'attività di occhi e gioiellieri. E visto che buon sangue non mente, anche il nipote Carmelo Caruso, Carmelo Amoroso, negli anni 50 intraprende l'attività di famiglia. Per chi ai giorni nostri vede la città spegnersi, abilita da anni di generale disattenzione, è tuttavia possibile coltivare la speranza di operosità artigianale che affonda le sue radici in una Messina diversa e intraprendente. Nel retro della sua bottega, laboratorio di via 27 luglio, si può ancora incontrare Carmelo Amoroso, intento a ridare tempo ad orologi appesantiti dagli anni. Chi ha avuto la possibilità di conoscere qualche tempo fa il giovane Carmelo, curvo e intento a dialogare con orologi cognitivo per capire le ragioni del guasto, così come i medici e visite di pazienti, sa che l'uomo e l'artigiano non si sono mai arresi di fronte ad alcun problema. Riparato, sostituendo, modificando, e se del caso creando quanto necessario per assicurare la funzionalità di macchine meravigliose. Oggi la stragrande maggioranza dei messinesi che continua a portare i storici orologi da polso o da sino, o che ha in casa la fortuna di avere orologi a pendolo, lo può fare, grazie soprattutto agli interventi del nostro Carmelo Amoroso. Perché Dio degli orologi, che sapientemente ha restaurato in anni di gloriosa tradizione. Consegna il premio il già procuratore della Procura di Messina di Firenze, il dottor Ernesto Morici. Ernesto Morici. Io quando ero piccolo e tornavo da scuola, mi piaceva moltissimo andare.
andare nel laboratorio e vedere cosa faceva papà. Io sono molto fiero e orgoglioso di questo premio che ricevo stasera, però se mi consentite lo voglio dedicare a mio nonno che ha creato e a mio padre che è stato il mio maestro non solo di lavoro ma anche di vita. Grazie a tutti. Vice sindaco, si affretti, benissimo, è un orgoglio.
fai fermare qua. Avvocato. Non c'è una foto, non c'è una foto.
Questo non lo so dove va, dai, dai. Via! Dai, dai, prendi, prendi, prendi questo. No, no, dai, meglio, dai, 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 dai. Dai, grazie. Dai, fai da sì, sì, ma dai, 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 un attimo, dai, 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 dai